Milano Pavia News, edizione Milano. Buonasera e ben ritrovati. Andiamo subito a vedere i titoli del nostro sommario. La campagna elettorale per le regionali comincia a scaldare i motori. Il centrosinistra attacca la regione sulla gestione delle case popolari Aller tra mala gestione ed emergenza sfitti. E in consiglio regionale le polemiche toccano anche le liste di attesa per la sanità. Il Movimento 5 Stelle con una mozione chiede che venga verificata la procedura delle liste bloccate degli ospedali. La commissione disciplinare del Comune di Milano ha sospeso per 45 giorni la licenza di un tassista che lavora in città. L'uomo aveva litigato con due turisti e aveva danneggiato i loro souvenir. Maxi blitz della Guardia di Finanza contro la vendita di prodotti contraffatti nell'Interland. Le Fiamme Gialle hanno effettuato perquisizioni e sequestri tra Trezzano e Cusago. A Milano sono state accese le luminarie green in corso Buenos Aires. Per la prima volta una delle strade più importanti della città sarà illuminata grazie all'energia prodotta da pannelli solari. Queste dunque le notizie principali della giornata, un'ampia pagina di politica e in apertura del nostro telegiornale partiamo con la corsa alle regionali del prossimo febbraio con il centro-sinistra che torna ad attaccare la regione sulla gestione delle case popolari, in particolar modo quelle gestite da Aller. Sentiamo. Due persone in due momenti separati, la stessa parola, disastro. Il tema è quello della gestione delle case popolari di Aller sul territorio di Milano e della città metropolitana. A parlare di disastro sono Carmela Rozza, consigliera regionale del Partito Democratico, e il candidato alla presidenza della Lombardia per il centrosinistra, Pierfrancesco Maiorino. I motivi sono vari, ma sempre quelli: mala gestione delle graduatorie, emergenza sfitti e riqualificazioni che lasciano l'amaro in bocca. Anche perché le opportunità, grazie al PNRR, ci sarebbero anche. Il tema, sottolinea la consigliera Rozza, sarebbe semmai quello di sfruttarle a dovere. Un disastro. Sono un disastro purtroppo come lo erano prima. Stiamo rischiando di buttare via i soldi del PNRR e di fatto a Milano e provincia stiamo buttando via circa 350 milioni di euro, in quanto hanno deciso di fare cappotti ma non cambiano gli infissi. Quindi il cappotto senza neanche gli infissi nuovi, si rischia che avremo appartamenti che si ammuffiscono. Dopo 5 anni di giunta Fontana, attacca Carmela Rozza, la situazione non solo non è migliorata ma addirittura è peggiorata. Aller Milano continua a essere un'azienda fallita, continua a non avere soluzione, continua a far finta, ma il tema vero è che su tutta la questione casa con la giunta Fontana non abbiamo aggiunto un alloggio, anzi ne abbiamo 15.000 voti. Inevitabile dunque che il tema delle case popolari entri nella campagna elettorale in vista delle regionali di febbraio ed ecco che si sente per la seconda volta la parola disastro. Credo che si debba dire con molta chiarezza che Aller Milano è un disastro. E Regione Lombardia ha creato questa situazione, ha tollerato che l'edilizia residenziale pubblica, quindi le case popolari nel territorio metropolitano e non solo, anche in altri territori della regione, venissero gestite veramente in maniera indegna. Così non va bene e bisogna ribaltare Aller con grande durezza e fermezza. Sullo sfondo resta l'eterno scontro tra Aller e MM, la società che gestisce il patrimonio di edilizia pubblica del Comune di Milano. Ma a domanda diretta se quello sia il modello da seguire, Maiorino replica così. Credo che MM sia efficiente, però penso che dobbiamo essere ancora più ambiziosi. E le polemiche in regione riguardano anche la sanità. Nello scorso Consiglio regionale il Movimento 5 Stelle ha chiesto di verificare la procedura delle liste bloccate degli ospedali lombardi. Il problema delle liste d'attesa delle strutture sanitarie lombarde torna al centro dell'attenzione. A denunciare il non corretto funzionamento del sistema è il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Marco Fumagalli, che con una mozione presentata in aula del Consiglio ha chiesto che venga verificata la procedura delle cosiddette liste bloccate o agende chiuse degli ospedali pubblici per evitare liste di attesa eccessivamente lunghe. La chiusura dell'agenda da parte degli ospedali pubblici ma anche privati è vietata da
dalla normativa vigente. Eppure, se lei adesso prova a telefonare per prenotare una RX o una visita ortopedica, le rispondono che se vuole una visita allo San Gerardo di Monza, per esempio, l'agenda è chiusa, ma questa è una prassi che è vietata. Quindi chiedo alla Regione Lombardia di andare a verificare tramite gli enti di controllo perché queste agende sono chiuse, comminare le sanzioni a chi ha chiuso queste agende e evidentemente di immediatamente riaprirli. Perché che cosa succede? Se lei telefona al CUP, le dicono all'ospedale X l'agenda è chiusa, però può andare alla XSRL a fare una RX. Ma è chiaro che stiamo cercando in tutti i modi in Regione Lombardia, con questo modo di fare, di spostare i nostri pazienti dalla sanità pubblica alla sanità privata. Questo è assolutamente intollerabile, quindi occorre immediatamente riaprire le agende e sanzionare quei direttori generali che le hanno chiuse. Perché le chiudono? Perché se tutti i pazienti si iscrivessero alla lista di attesa, ovviamente avremo lista di attesa fino a maggio del 2023 e questo inciderebbe sul premio di produzione dei direttori generali. In tema di liste d'attesa ha fatto anche scalpore la rivelazione resa a Radio Popolare da un'operatrice telefonica dell'ospedale privato Multimedica, che ha dichiarato che i lavoratori dei call center del grande gruppo sanitario privato conseguirebbero un'aggiuntiva premialità qualora riescano a proporre e ad ottenere il consenso da parte dei pazienti ad essere spostati dall'agenda pubblica gratuita o solo con il ticket a quella privata. Ormai l'ufficio prenotazioni è diventato un ufficio vendite per la società stessa, cioè le persone chiamano e vengono in qualche maniera dirottate da parte di chi risponde, perché incentivato dall'azienda, perché forse costretto addirittura dall'azienda a prendere e portare la persona dalla prestazione fornita tramite il servizio sanitario regionale a una prestazione fatta in solvenza, cioè pagata direttamente dal cittadino. E questo è inaccettabile. La cosa che ci chiediamo soprattutto è dove è Regione Lombardia, perché non vengono fatti i controlli che erano stati promessi. Il tema delle liste d'attesa è un tema delicatissimo. Abbiamo in Lombardia ormai un lombardo su 9 che nell'ultimo anno ha dovuto rinunciare a delle cure sanitarie perché o le liste d'attesa erano troppo lunghe o perché non se lo poteva permettere economicamente. La situazione è veramente grave, inaccettabile, ormai sta diventando veramente disumana. Regione Lombardia deve rispondere a questo problema e deve dare delle risposte concrete ai lombardi. Torniamo adesso a parlare della questione della riforma del Parco Agricolo Sud Milano. Vi abbiamo fatto sentire spesso nei nostri TG le voci dei sindaci, degli amministratori contrari, ma c'è anche chi è favorevole, come il sindaco di Cisliano, Luca Durè. Approvata la nuova legge sul Parco Sud, non senza polemiche e prese di posizione in cui tutti hanno dei motivi per cantar vittoria, anche se amara per quanto riguarda gli oppositori, che comunque ottengono la non nomina del direttore da parte della sola Regione Lombardia, ora c'è da spiegare a cittadini e attori economici del parco cosa accadrà. Il primo incontro si è svolto a Cisliano, dove ha preso parola anche il sindaco Luca Durè, che al contrario di molti suoi colleghi ha sempre sostenuto la riforma. Il parco torna nelle mani dei cittadini, io dico, perché con il parco in mano alla città metropolitana abbiamo tolto un po' la rappresentatività degli attori del parco. Abbiamo visto città metropolitana di fatto era milanocentrica, quindi tutte le decisioni venivano prese non tanto nell'interesse della provincia, nell'interesse del parco agricolo, ma nell'interesse della città. La tendenza era quella di trasformare il Parco Agricolo Sud nel Giardino di Milano e questo noi non lo vogliamo, non lo voglio io, non lo vogliono i cittadini, non lo vogliono gli agricoltori che nel parco ci lavorano e che il parco hanno difeso nel corso degli anni, anche perché il parco agricolo si chiama agricolo proprio perché nel parco c'è ancora un'attività agricola che è fondamentale ed è prevalente ed ha ancora una valenza economica non indifferente. Per Durè molti sindaci e amministrazioni dovrebbero guardare cosa è accaduto negli anni nelle loro comunità prima di ergersi a difensori delle e dal mantenimento di un patrimonio naturalistico immutabile. E non si può prescindere, soprattutto quando si prendono delle decisioni, dal parere e dagli interessi di chi il parco lo ha difeso in tutti questi anni, sono gli agricoltori, perché certamente non l'hanno difeso certi sindaci, magari anche connotati politicamente, che negli anni 60-70 hanno cementificato il parco e adesso si ergono a difensori del parco quando di parco loro sul loro territorio non ne hanno più.
chi ha il 93% di territorio nel parco come Cisliano sa quali sono le priorità e sa cosa vuol dire tutelare il parco, tutelare l'agricoltura, tutelare gli agricoltori e le attività agricole ma anche commerciali. Continuiamo con la politica. In Casa Lega si torna a parlare di autonomia, lo si fa con una mozione che è stata presentata proprio in Consiglio regionale in cui si chiede proprio alla Giunta guidata dal governatore Fontana di parlare, di dialogare con il governo per rendere più effettiva, per rendere effettiva a tutti gli effetti, insomma, questa richiesta di autonomia che era stata votata anche nei mesi scorsi. In Consiglio regionale si torna a parlare di autonomia, a presentare una mozione sul tema è stata infatti la Lega, che è convinta che grazie ad una maggiore autonomia regionale l'azione amministrativa sia resa più rapida e vicina alle esigenze della cittadinanza e degli amministratori, riducendo anche la spesa pubblica e gli squilibri regionali nascenti dal diverso grado di ricchezza e di sviluppo delle differenti zone del Paese. Si tratta di un momento cruciale per un tema che è il tema della vita per la Lega, per il nostro movimento, ma per la Lombardia e l'Italia. Abbiamo un nuovo governo, un ministro per le riforme che è partito deciso rispetto all'attuazione di quello che hanno chiesto milioni di cittadini lombardi e veneti con un referendum il 22 ottobre del 2017. Vogliamo attuare la Costituzione, che per alcuni è la Costituzione più bella del mondo, evidentemente non lo è più quando bisogna attuare quel regionalismo differenziato che la Lombardia e i Lombardi chiedono ormai da troppo tempo. Secondo la Lega dunque appare ora necessario proseguire l'interlocuzione con il governo nazionale e le altre amministrazioni interessate, realizzando anche un percorso comunicativo e conoscitivo che superi le barriere esistenti per ottenere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nel rispetto del principio di unità e indivisibilità della Repubblica. Purtroppo fino adesso i governi hanno perso del tempo, non hanno attuato la richiesta che noi come primo atto nel 2018 abbiamo portato avanti proprio qui in aula di Consiglio regionale. Certo la pandemia non ha giovato rispetto a questa importante rivoluzione, che è una vera e propria rivoluzione perché finalmente potremo attuare quella trasformazione dell'Italia che ha uno schema di Stato centrale in un'Italia che guarda al federalismo, perché il regionalismo differenziato è di fatto una forma di federalismo. La battaglia è lunga, ma noi crediamo che oggi con questo nuovo governo di centrodestra e con un ministro come Calderoli alle riforme sia davvero la volta buona. Un tassista che lavora a Milano è stato sospeso per 45 giorni dopo un litigio avuto con due turisti. Durante questo litigio il tassista aveva anche rotto alcuni souvenir della coppia. Comportamento gravemente scorretto nei confronti dell'utente. È questa la motivazione che ha portato la Commissione Tecnica Disciplinare del Comune a sanzionare con 45 giorni di sospensione della licenza il tassista che, a fine agosto, litigò con due clienti australiani a Milano, come immortalato da un video poi diventato virale. È il pomeriggio del 22 agosto quando il conducente dell'auto pubblica prende una corsa intorno alle 18 dalla stazione centrale fino alla vicina via Carlo Tenca. Arrivati a destinazione, i turisti, un uomo con la figlia, chiedono di pagare con il POS e ne nasce una discussione ripresa da un residente con lo smartphone. Volano parole grosse e nel parapiglia alcuni souvenir in vetro di Murano vengono tirati giù dal bagagliaio in malo modo e finiscono a terra, frantumandosi in mille pezzi. Alla fine il conducente dell'auto bianca fa comunque saldare il dovuto con la carta per poi allontanarsi imprecando con le portiere aperte tra le proteste dei due turisti. Identificato in breve tempo, oggi il tassista si dovrà fermare per 45 giorni, una punizione esemplare, ma non l'unica. Tra le altre auto bianche sanzionate anche un tassista che ha rifiutato di far pagare la corsa con il POS. Per lui ben 19 giorni di stop, dovuti anche all'aggravante di indossare pantaloncini corti, abbigliamento non ritenuto consono per un operatore del trasporto pubblico, secondo il regolamento. Torniamo nell'Interland per un maxi blitz della Guardia di Finanza che è riuscita a bloccare la vendita di prodotti contraffatti, false cinture vendute come vera pelle. Vediamo.
La Guardia di Finanza ha messo fine allo smercio fra Pescara, Milano, Trezzano sul Naviglio e Cusago di cinture in finta pelle vendute da commercianti cinesi. Alle porte del Natale, tra le difficoltà economiche legate al caro vita, c'era chi speculava puntando su prezzi falsamente concorrenziali e frodando gli acquirenti sulla reale qualità del prodotto in vendita. Le Fiamme Gialle di Pescara, insieme a quelle della nostra regione, in un'azione congiunta tra l'Abruzzo e la Lombardia, appunto, hanno messo fine a questo smercio di cinture spacciate per vera pelle e che era gestito da esercenti cinesi che operavano tra Pescara, Milano, Trezzano sul Naviglio e Cusago, persone con precedenti penali per contraffazione e ricettazione, frode in commercio e vendita di prodotti, consegni mendaci, questi reati contestati a conclusione dell'operazione che ha portato al sequestro di oltre 1000 cinture contraffatte scoperte nei locali in cui veniva commercializzata la merce illegale e nei grandi magazzini di stoccaggio non dichiarati e privi di insegne, per un valore complessivo alla vendita al dettaglio di oltre 10.000 euro. Ad attirare l'attenzione degli investigatori sulla reale qualità del materiale di fabbricazione degli accessori di abbigliamento, oltre al basso prezzo di vendita al pubblico, anche le indicazioni stampate sull'etichetta dei prodotti, che riportavano diciture scritte in modo non corretto dal punto di vista grammaticale, sia per quanto riguardava la dicitura vera pelle che quella fibbia, mentre nel lato interno le cinture avevano poi altre scritte 100% vera pelle che parzialmente erano erose e non erano facilmente leggibili. Per analizzare accuratamente la reale qualità di questi manufatti, i finanzieri hanno operato in collaborazione con l'Unione Nazionale Industria Conciaria. La perizia sull'effettiva composizione dei prodotti ha evidenziato come le cinture fossero costituite da più strati di materiali diversi, dei quali solo quello interno era composto da vera pelle. Parliamo d'altro. Tutto pronto a Milano per la prima della Scala, che si terrà domani sera, previste tante personalità e per questo motivo è stato preparato un piano di sicurezza veramente molto approfondito. Vediamo. L'anomalia del 2022 ha fatto lavorare senza sosta da settimane chi deve occuparsi dell'apparato di sicurezza del Boris Godunov, l'opera di Mussorgsky, in scena alla prima della Scala nella serata del 7 di dicembre. L'anomalia in questione è presto detta. Oltre al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, sul palco reale ci sarà anche il Premier Giorgia Meloni. Il lato anomalo è che la tradizione, quantomeno negli ultimi anni, vorrebbe la presenza di uno solo tra i due inquilini di Quirinale e Palazzo Chigi. E se a queste tre personalità aggiungiamo diversi ministri, i presidenti dei due rami del Parlamento, il governatore della regione, il sindaco e il prefetto, la mobilitazione è, per forza di cose, quella delle grandi occasioni, anche inevitabilmente per quanto riguarda la sicurezza. Prefettura e questura lavorano dunque da settimane a un piano che non è mai stato così complesso. Almeno 500 gli agenti impegnati, un migliaio considerando anche gli altri eventi in programma nella giornata, come il convegno mattutino all'Università Bocconi, a cui prenderanno parte anche Mattarella e Ursula von der Leyen. Ma gli occhi sono sicuramente sul Piermarini, anche perché, come sempre, oltre ai vestiti alla moda e appariscenti, Piazza della Scala attira anche le proteste, timide negli ultimi anni, dei Cobas e degli antagonisti. Per questo tutte le strade che circondano il teatro saranno vietate alla circolazione e liberate dalle auto in sosta su entrambi i lati già a partire dalle 13 e fino a mezzanotte, anche per consentire l'arrivo in serenità delle massime autorità nazionali ed europee. All'interno del teatro invece, a livello di curiosità, resta il sovraffollamento del palco reale, al punto che la presenza di così tante autorità costringe alcuni ministri, a partire da quello della cultura Gennaro San Giuliano, a sedersi in palchi adiacenti a quello reale o addirittura in platea. Ma la Scala negli ultimi mesi è stata anche l'epicentro di una battaglia per il lavoro che ancora oggi non è risolta. Per questo, durante uno degli intervalli dell'opera, una rappresentanza dei lavoratori del teatro consegnerà al presidente Mattarella una lettera contro i tagli alla cultura. Restiamo a Milano, dove sono state accese le luminarie natalizie in corso Buenos Aires, le prime alimentate grazie all'energia prodotta da pannelli solari installati in Porta Venezia.
In periodo di crisi energetica anche le luminari natalizie diventano green. A Milano infatti per la prima volta Corso Buenos Aires, il principale asse commerciale della città, è stato illuminato con il supporto di energia sostenibile prodotta da pannelli solari installati in forma temporanea sui terrazzi dei caselli di Porta Venezia. Quest'anno siamo riusciti a illuminare il corso grazie anche ai pannelli fotovoltaici, che danno modo di avere un risparmio energetico molto sostanzioso, e grazie agli sponsor che ci sono venuti incontro per poter illuminare il nostro corso. Un sentito grazie va proprio ai commercianti che ci hanno dato la possibilità di accendere in modo sostenibile questa via, che è la via dello shopping, e a tutti gli sponsor che hanno dato una mano anche attraverso lo sviluppo di un sistema tecnologico come i pannelli solari, che hanno permesso di accendere la città in modo sostenibile. Un elegante effetto cometa con fili di luce oro e stelle bianche che illumineranno il corso fino al 6 gennaio all'insegna della sostenibilità. Le luminarie si accenderanno tutti i giorni dalle 16.30 a mezzanotte. Crediamo fortemente nell'importanza dello sviluppo del commercio locale, anche in digitale. Noi ne siamo uno dei possibili abilitatori, da un lato perché Milano è la nostra città più importante, dove abbiamo anche appena inaugurato la nuova sede, e infine perché per noi il concetto di sostenibilità è un concetto portante. I pannelli sono così in grado di produrre circa 2 kW di corrente elettrica per 5 ore, integrando l'alimentazione delle luminarie. Il sistema di accumulo tramite batterie permetterà inoltre di abbattere in modo rilevante i consumi, consentendo di dare luce anche ai caselli ex daziari. Quest'anno, rispetto agli altri anni, oltre ad aver utilizzato una serie di LED più intelligenti dal punto di vista energetico, abbiamo voluto associarvi anche un tetto fotovoltaico che produce un'energia che va a concorrere all'alimentazione di queste luminarie. Beh, la luminaria è un'opportunità per la città, e questa luminaria in particolare per noi racconta quello che dovrà accadere anche in Piazzale Loreto. Piazzale Loreto, dal nostro progetto, sarà riaccesa in modo sostenibile. E chiudiamo parlando del magenta, che è stato eletto colore dell'anno del 2023, una notizia che ha riempito d'orgoglio anche la città di Magenta, che da tempo punta sul marketing territoriale. Vediamo. Il magenta è stato scelto da Pantone come colore dell'anno del 2023, una notizia che ha riempito d'orgoglio la città della battaglia e chi da tempo investe sul brand Città del Colore per la promozione di magenta, come l'associazione Fucsina. Pantone è riconosciuta a livello globale come l'autorità sul colore, è l'ente, oltre ad essere un'azienda, che stabilisce lo standard più riconosciuto per quanto riguarda la classificazione e i trend che vengono di anno in anno dettati nel mondo del design, della moda, dell'architettura, per quanto riguarda i colori e il loro utilizzo. Per il 2023 il colore che è stato nominato da parte di Pantone è una tonalità del magenta, del colore primario magenta, denominato Viva Magenta, che sembra quasi essere uno slogan in relazione all'attività che Fucsina oramai da un paio d'anni si è impegnata a fare sul territorio in relazione alla promozione del colore magenta e al grande valore sia storico che culturale e in un certo senso anche sociale che può avere in relazione allo sviluppo di questo territorio e in particolare della città di Magenta. Per Fucsina la scelta di Pantone è la riprova di una buona intuizione: usare ciò che di unico ha Magenta, ovvero l'unica città al mondo ad avere un colore che ne porti il nome, anche per operazioni di marketing di tutto il suo territorio. Il fatto che il colore del 2023 sia il Viva Magenta è la dimostrazione che con Fucsina ci abbiamo visto bene. Di questo siamo molto orgogliosi, sappiamo che c'è ancora molto lavoro da fare, ma abbiamo il supporto delle migliori aziende, dei migliori partner, dei migliori enti e delle migliori istituzioni sul territorio. Siamo aperti a qualsiasi tipo di collaborazione nell'interesse di Magenta e non vediamo l'ora che questo 2023 inizi per dire veramente Viva Magenta. Era l'ultimo servizio, adesso vi lascio al meteo, ma vi ricordo anche gli appuntamenti con i nostri magazine in prima serata, partendo con Milano Capitale per poi spostarci con Navigli nell'Interland milanese, poi a seguire ovviamente Oltre Po, dedicato all'Oltre Po Pavese e Terre Lombarde. Grazie come sempre per averci seguito, adesso c'è qualche minuto di pubblicità, poi noi torniamo con l'edizione Pavia.